Quarta giornata di campionato, Stadio Castellani, Empoli contro Lazio. Su un campo complicato dove storicamente i biancocelesti hanno sempre faticato, Simone Inzaghi cerca risposte e si affida ai suoi uomini per ritrovare antiche certezze. Immobile, Milinkovic, Luis Alberto, questi gli attaccanti a cui il tecnico piacentino chiede gol e giocate di spessore per battere l'Empoli, per guadagnare tre punti, per accorciare le distanze con chi aveva approfittato delle prime due battute d'arresto nelle prime due giornate per scavalcare i biancocelesti e chi allo stesso tempo in questa giornata si è fermato. E assolutamente Milinkovic, che era giocata! E poi sbaglia completamente il destro, dall'interno dell'area di rigore aveva saltato l'avversario. Ha fatto la cosa più difficile, ha sbagliato forse quella più semplice. Stai attenzione da qua, posizione centrale, si accentra, riesce d'esterno a servire Caputo, 1-2 ancora qua, entra in area di rigore, la parata di Stracoscia e poi Zajc da sotto misura calcia alle stelle, grande risposta di Stracoscia, ma grande pericolo in questo caso per la difesa biancoceleste con la parata del portiere laziale che ha salvato il risultato. Vediamo Milinkovic, conclusione sul fondo dal limite dell'area di rigore. Vediamo il calcio d'angolo in mezzo e la conclusione di Acerbi da sottomisura dopo la spizzata sul secondo palo, palla sul fondo. Il tocco dentro per Marusic, il cross in area di rigore, Wallace di testa, la rimette in mezzo, colpo di tacco e la parata di Terraciano. Ci ha provato ancora Milinkovic di tacco, Terraciano è andato a mettere il pallone sul fondo, accelerare la battuta di questo calcio d'angolo per provare almeno a creare i presupposti di una nuova palla gol. Scocca adesso il primo di recupero, vediamo il calcio d'angolo battuto in area di rigore sul secondo palo, colpo di testa, palo di Wallace che sul secondo palo era completamente solo e di testa andato a colpire il montante. Inizia la ripresa, 0-0 tra Empoli Lazio al termine dei primi 45 minuti di gioco. Ci aspettiamo in questa ripresa una Lazio completamente diversa rispetto a quella vista nei primi 45 minuti di gioco. Attenzione Parolo, la rete, Marco Parolo, la Lazio in vantaggio, 1 minuto 30 secondi, l'assist da sinistra di Lulic, la palla all'interno dell'area di rigore, Parolo, il più lesto di tutti, ad anticipare Silvestre ed insaccare alle spalle di Terraciano, Empoli 0, Lazio 1, siamo in vantaggio con Marco Parolo. Qui Correa riesce in qualche modo per asservire dentro Immobile che agguanta il pallone, entra nella rigore, prova il destro, la parata, poi Correa, palo, il palo di Correa, grande occasione con Correa che aveva servito Immobile, la prima conclusione deviata da Terraciano e poi Correa sulla ribattuta andato a colpire il palo alla destra di Terraciano, grande occasione questa per il raddoppio. Dai, la recupera qui Leiva, dai che adesso c'è spazio per avanzare, 2 contro 2, Correa e Immobile contro due difensori dell'Empoli, avanza Correa, limite della rigore, Correa dentro per Immobile, il destro, la parata di Terraciano in calcio d'angolo, contropiede orchestrato da Correa, il tocco per Ciro Immobile, la conclusione di destro e c'è stata la deviazione di Terraciano. Ultimo giro di lancette, pallonetto dall'altra parte per Di Lorenzo che è troppo solo, aggancia il pallone, alza la testa, prova il cross in area di rigore, c'è l'intervento di Caceres che riesce a gestire il pallone e lo allontana il più lungo possibile, poi Immobile lo tiene in campo per Correa che avanza palla al piede, attenzione ancora a Correa, salta l'avversario, 3 contro 1 Correa, vediamo se c'è lo spazio, il tempo e la velocità per ripartire, apre il gioco dall'altra parte per Marusic che è tutto solo, il sinistro sul fondo, clamoroso errore di Marusic a tu per tu con Terraciano, ha calciato di sinistro, pallone che è terminato sul fondo, un errore clamoroso da parte di Marusic. Traoré, il tocco in avanti, si deve ancora soffrire fino alla fine, ultimi 5 secondi, avanza l'Empoli con Capezzi, il tocco per Lagumina, limite dell'area di rigore, apre sulla destra per Di Lorenzo, scocca anche il quarto minuto di recupero, il cross al centro, deve uscire Stracoscia, la parata clamorosa sull'intervento fallito da Wallace, finisce qui, la Lazio batte l'Empoli ma soffre fino all'ultimo su questo pallone in area di rigore, Wallace si era completamente addormentato e Stracoscia salva il risultato sul tentativo di Caputo dall'interno dell'area di rigore, è andata bene, la Lazio guadagna i tre punti ma due errori clamorosi prima di Marusic e poi di Wallace ci stavano per togliere una vittoria che era nostra nel finale, grande intervento di Stracoscia ma errore clamoroso prima di Marusic a tu per tu col portiere e poi di Wallace in fase difensiva, vinciamo però, guadagniamo tre punti, prendiamoceli, teniamoceli, coccoliamoci perché in questo momento è quello che servivano.